ragazzi, dite la verità, vi siete rotti gli zebedei di suonare sempre le stesse cose e siete disperatamente alla ricerca di qualcosa che spezzi un pochettino la vostra routine e il tran tran quotidiano? Ebbene, questo video fa proprio per voi. Infatti nel video di oggi vi farò vedere come usare gli arpeggi degli accordi e applicarli nel vostro fraseggio, così giusto per spezzare un pochettino il tran tran e aggiungere un po' di pepe in quello che suonate. Vi darò inoltre ben 5 esempi costruiti nella scala pentatonica e minore di Si, fraseggi che potete tranquillamente rubare e aggiungere al vostro personale vocabolario. Ma prima di iniziare vi beccate la solita sigla, nel frattempo già sapete che cosa dovete fare, cioè dovete lasciare un like, condividere immediatamente il video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la famosa campanellina. Tanto, se questo video vi farà venire l'ulcera per la noia, farete sempre tempo a togliere l'iscrizione e a mandarmi a quel paese. Ciao a tutti da Leonardo Vitacolonna, il vostro chitarra terapeuta di fiducia. Come anticipato all'inizio del video, oggi vi farò vedere qualche trucchetto per utilizzare gli arpeggi degli accordi nel vostro fraseggio. Anche senza sapere niente dal punto di vista della teoria riguardo le triadi e gli accordi di settima, dovete subito imparare a manualizzarli nelle forme delle scale che già sapete suonare. Vi faccio un esempio in Si minore, che è la tonalità nella quale sto lavorando nel video di oggi. Questa è la forma della scala della pentatonica che vi vendono con tutta la chitarra. E questa invece è la scala minore costruita sullo stesso box. Quando studiate la scala dovete subito identificare degli arpeggi, cioè dei salti di terza, che la scala vi offre. In realtà ne potete fare uno a partire da ogni nota. Allora, i più studiosi e diligenti già avranno capito che si dovranno fare il mazzo su ogni forma della scala a studiarsi tutti questi arpeggi. Vanno studiati e memorizzati a livello muscolare, in modo tale che questi possano essere tirati fuori all'occorrenza quando servono. Oggi non farò una cosa del genere perché sarebbe troppo lungo, ma vi darò subito degli arpeggi che funzionano, facili da suonare in queste diteggiature, e divisi nei vari box della scala. Ovviamente vi lascio in descrizione, come al solito, il link dal quale potete scaricare le tabs gratuitamente. Inoltre in descrizione troverete anche il link a Patreon, la piattaforma dove, se diventerete miei sostenitori, potrete avere accesso a molte molte cose. Per esempio, per quanto riguarda il video di oggi, avrete l'accesso ai file per Guitar Pro, alla backing track che sto utilizzando, a questa patch che ho realizzato con la Line 6 Stomp, che potete scaricare ed utilizzare se utilizzate questo sistema. E per quanto riguarda questo video, oltre ai PDF con le tabs e ai file per Guitar Pro, avrete anche dei video che vi faranno vedere le frasi suonate più lentamente. In tutto le frasi sono 25, 5 per ogni box, e ogni fine mese ne caricherò 5. Adesso andiamo avanti con il video. Allora, la prima frase che ho realizzato è suonata su questo box di Si minore. E la pentatonica sarà così. La frase parte dal secondo sedicesimo, quindi la ritmica sarà questa. Ticchi, 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 pa, 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 eccetera, eccetera. Quindi, tri, fo. Quindi, vediamolo lentamente, sarà pennata, legato, pennata, 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 legato, pennata, legato, pennata, legato, pennata, pull off, pennata, pull off, pennata, pennata, pennata e pennata. Allora, interessante l'arpeggio che suono qui, che è un arpeggio di Sol Major 7. E suono un Fa diesis, cioè la settima maggiore, poi la fondamentale, il Sol, la terza maggiore, il Si, il Re, che sarebbe la quinta giusta, e il Fa diesis. E poi continuo a suonare nella scala minore.
Anzi, prendo proprio la pentatonica dopo. Ed è suonato questo arpeggio sul Mi minore. Il Mi minore, essendo formato da Mi, Sol, Si, Re, il Mi minore settima, contiene la tre re di Sol maggiore, cioè Sol, Si, Re. Ecco perché sul Mi minore ci sta bene. Anche se stiamo suonando in modalità rock e non in modalità jazz, dove dobbiamo rispettare molto gli accordi che scorrono sotto, nel suonare gli arpeggi degli accordi di settima siamo abbastanza più liberi. L'importante è andare comunque a cadere sempre nell'accordo di riferimento. Quindi, anche se non suoniamo proprio l'accordo giusto nel momento giusto, se risolviamo la cosa nell'accordo giusto, non succede niente di grave. L'importante è non fare mai le cose in modo casuale e con un brutto suono. Quindi, se suonate questi arpeggi con un bel suono, con un giusto timing e nel giusto momento, grossi danni non li farete mai. Se andate sempre, vi ricordo, a chiudere nell'accordo principale. Perfetto, passiamo alla seconda frase, che è costruita sul box successivo, che è questo qui. E la pentatonica è quella che vi vendono con tutta la chitarra. Allora, l'arpeggio che avevo suonato nell'improvvisazione all'inizio, improvvisazione, in realtà erano i cinque pattern ammucchiati uno dopo l'altro, comunque dicevo, l'arpeggio era questo. Ritmicamente parte sul quarto sedicesimo, e detta così un po' complicata perché uno sta là, one, two, three, four, molto semplice. Sul partire sul quarto sedicesimo vuol dire che la seconda nota è in battere, quindi tic, 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 ta, ta. Quindi la frase sarà one, two, qui, fo, ta, ta. Ok? Abbiamo capito quindi la partenza. Vediamo le pennate. Le prime tre le plettro tutte e tre. E qua faccio un hammer on. Se volete rispettare il flusso di semicrome, le pennate dovrebbero essere su, giù, su. Perché avremo il quarto sedicesimo, il primo e il secondo sedicesimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Se questa cosa vi ritorna scomoda perché avete un inside picking, potete anche cappottarla la pennata, perché tanto dopo c'è un hammer on e quindi vi consente di riacchittare la mano come vi pare. Quando invece suonate un flusso continuo di sedicesimi, tutti pennati, allora questa cosa, insomma, è meglio evitarla, quindi è meglio tenere sempre tutte le pennate in modo tale che rispettino i sedicesimi, quindi il primo e il terzo con la pennata in giù e il secondo e il quarto in su. Ma, ripeto, poiché qui ci sono dei legati, possiamo spezzare questo schema per acchittarci le pennate in modo un pochino più comodo. Quindi qua abbiamo pennata, 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 legato, pennata, pennata. Ah, qua c'è un bellissimo arpeggio, anche in questo caso di Sol maggiore, con la settima maggiore. Prima l'avevo suonato in questo modo e adesso lo suono così. E poi proseguo con questa frase un po' alla Slash, alla Gilmour, alla... chi vi ricorda? Scrivetelo nei commenti se vi ricorda qualcuno. Comunque, dicevo, la frase sarà così. Anche questa andatevela a vedere nel dettaglio nel PDF e passiamo subito alla terza frase, che è costruita nel box successivo di Si minore. E questa è la pentatonica. Ma perché secondo voi quando uno suona la scala minore la suona nota per nota? Invece quando si suona la pentatonica si deve fare il mega solo anche soltanto per far vedere le note della scala. Bene, mettiamo da parte le stronzate e andiamo avanti. La frase che ho suonato è un bellissimo arpeggio di Si minore, suonato in questo modo qua, molto Paganini richiama quasi la sonorità. L'arpeggio parte dalla terza minore del Si, cioè da questo Re, e suono in aggiunta la seconda maggiore, questo Do diesis, con due pennate diverse, e poi vado a fare un hammer on. E poi passo alla quinta e all'ottava, in questo modo.
risuono la seconda maggiore, un'ottava sopra, e faccio uno slide di un semitono. Poi proseguo l'arpeggio praticamente con il primo rivolto, anche questo era un primo rivolto, e vado a riprendere il primo rivolto qua. E poi che cosa faccio? Semplicemente proseguo l'arpeggio fino alla prima corda e atterro nella pentatonica, in particolare nel frammento magico acuto. Ah, è veramente figo mescolare Paganini con le borate in pentatonica. Chi preferite, Paganini o le borate in pentatonica? Oppure il mix dei due? Ovviamente mi dovete scrivere pure questo nei commenti, no? Perfetto, avrete sicuramente scritto un poema. Adesso passiamo avanti al box successivo di Si minore, che è questo qui. La pentatonica che avremo a disposizione sarà questa. Che è una delle mie forme preferite. Un giorno vi spiegherò un po' di cose su questa forma della pentatonica, ma non in questo video. D'altra parte mi devo tenere gli argomenti. Raga, sto pubblicando una volta a settimana, cioè non gliela faccio più, non so più che inventarmi. Allora, la frase che ho suonato è praticamente costruita in questo modo. Parto dalla fondamentale, suono la seconda maggiore, cioè la nota successiva che trovo nella corda sotto, e faccio un hammer-on sulla terza minore. E poi passa la quinta giusta. Quindi praticamente sto arpeggiando un Si minore in posizione fondamentale. Ci ho aggiunto soltanto la seconda. Quindi la quinta giusta sale di un semitono alla sesta minore con uno slide e riprendo la triade di Si minore. E poi proseguo con la pentatonica. Fate quello che vi pare. Quindi la frase risulta così. E siamo arrivati finalmente all'ultima frase, che è costruita in questo box. Questa è stata la frase per me più difficile da suonare, perché richiede le dita molto piccole, essendo suonata qua. Io invece ho, insomma, bei sarsicciotti. Vediamo che cosa ho fatto. Prima ho swippato, insomma, io a fare gli sweep non sono molto capace, ma in questo caso è abbastanza semplice. Ho swippato la triade di Si minore per andare a fare il bending qui al 17° tasto. Quindi le pennate sono giù, 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 su. Però la parte interessante della frase non è questo sweep che ho improvvisato, ma è quello che viene adesso, cioè suoniamola un attimino più lentamente. Allora, qui praticamente arpeggio un bel re maggiore. Notate sempre come uso il legato quando ho più di una nota sulla stessa corda. Poi arpeggio fa minore settima. Quindi, e poi un pezzetto di pentatonica. Occhio, io quando creo queste cose, quando costruisco queste frasi, non ragiono in modo teorico, non sto là a dire adesso ci metto il re maggiore, ora ci metto il fa diesis minore settima, assolutamente no. Il mio cervello non è in grado di ragionare in questo modo nei tempi che richiede la musica, cioè istantaneamente. Semplicemente sono delle posizioni che mi imparo quando mi studio le forme della scala maggiore, le meccanicizzo per la mia mano, ci studio sopra, cerco di renderle fluide aggiungendoci dei legati, degli slide e cerco di inserirle nei fraseggi costruendomici delle frasi. Quindi tutto nasce un pochettino dalla manualità e dall'orecchio, che rende tutto più fluido e più musicale. Bene ragazzi, la messa è finita, andate in pace, ma non prima di iscrivervi al canale, di mettere like, di condividere il video, di attivare la campanellina e soprattutto diventare sostenitori su Patreon. Bene, adesso ho veramente terminato. Vi mando un abbraccio, vi auguro buono studio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!